Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo con la recensione dell'episodio 129 di Dragon Ball Super. Ragazzi, veramente stiamo giungendo al termine, come vi dico comunque, come vi ho detto anche dalle altre puntate. E quindi siamo alle battute finali. La scorsa volta non c'è stato l'episodio, però ragazzi, questa volta c'è l'episodio e lo stavamo aspettando tutti con tanta ansia. E dovremmo aspettare anche un altro pochettino, perché diciamo, alla fine di questo episodio lui si trasforma in Ultra Istinto, nel vero e proprio Ultra Istinto. Quindi il vero combattimento che stiamo aspettando da una vita ancora si deve avverare e sarà ovviamente nel prossimo episodio, e questo è per certo, perché mancano due episodi e quindi... In più, una curiosità, in questo episodio non viene detto il tempo mancante. È un po' strana come cosa, perché mancavano, se non sbaglio, 2 minuti un episodio fa. Su questo episodio non c'è molto da dire, perché è spettacolare, ragazzi. Animazioni a volte ripetute, ma in generale molto belle. Disegni ovviamente da capogiro, veramente dei disegni che abbiamo visto poche volte. Veramente stanno facendo un lavoro fantastico e io sto dicendo troppe volte veramente. Iniziando con l'episodio, notiamo subito che Whis dice che Goku, continuando a combattere, perderebbe, perché diciamo che consuma molta energia e pian piano che si avvicina sempre di più a livello degli dei, e infatti sta notando che Goku cerca di migliorare in ogni colpo che sferra, quindi avvicinandosi sempre di più consuma sempre più energia. Però proprio da questa scena riusciamo a vedere che non solo l'ultra istinto difensivo, ma anche l'ultra istinto di attacco lo sta iniziando a padroneggiare un po' meglio. E infatti scagliandosi contro l'avversario praticamente chiude gli occhi e quando li riapre è già addosso all'avversario. Quindi diciamo che questa è una delle cose che ci fa capire che è ultra istinto e non è il solo semplice potere di Goku. Combattono tanto, tanto, in questo episodio combattono e basta. Goku, capendo che non può fare molto, si basa su una strategia che già aveva usato con Kefla, cioè caricare la Kamehameha mentre schiva, ovviamente istintivamente, quindi non viene bloccata la Kamehameha, e spararla addosso a distanza veramente ravvicinata a Jiren. Ma Jiren ovviamente ha visto il combattimento con Kefla, capisce com'è andata e quindi diciamo con una sfera riesce a bloccare questa Kamehameha e riesce ad attaccare veramente prepotentemente Goku, che diciamo con un po' di Kamehameha residua riesce a non essere abbattuto totalmente da quel colpo, ma riesce diciamo un po' a reagire. Belmod dice che ovviamente la vittoria in pugno non potrà mai padroneggiare l'ultra istinto, ma Vegeta, che in questo episodio veramente funge da spronatore, se si può dire, di Goku, e infatti Goku si riprende prima che il colpo di Jiren potesse nuovamente colpirlo e concludere per sempre questo incontro. Dopodiché Whis capisce che c'è qualcosa di diverso in Goku e sta finalmente riuscendo a padroneggiare l'ultra istinto, e infatti fa un semplice sorrisino che è sempre bello quando Whis sorride, perché vuol dire che qualcosa di importante e potente sta per nascere. Infatti nota che Goku si sta concentrando al massimo su di se stesso, il suo nemico e la loro lotta. Infatti tiene gli occhi chiusi. Dopodiché, menzione d'onore a questa scena che è veramente bellissima. Jiren dice basta, adesso ti devo sconfiggere, e con il potere dei suoi occhi, che scopriremo essere l'ultra istinto di attacco, dato che ha tutte le caratteristiche dell'ultra istinto di attacco che è padroneggiato da Goku quando avrà l'ultra istinto totale, che si vedrà in un piccolo pezzettino alla fine dell'episodio. Infatti inizialmente Goku si difende solamente da questo attacco continuo di Jiren, ma dopodiché usa anche l'ultra istinto di attacco e riesce a colpire in modo veramente preciso Jiren, che si accorge infatti che Goku ha padroneggiato l'ultra istinto di attacco e si spaventa. Altra scena bellissima, come vi ho detto in questo episodio ce ne sono tantissime. Goku incanala tutta la sua energia e sprigiona un'aura che crea una galassia. È bellissima questa immagine, un po' surreale ma veramente bella. Proprio crea una galassia.
Jiren ovviamente dice io non posso essere da meno, sprigiona anche lui tutta la sua energia, che è ovviamente quella dell'ultra istinto, e dice una volta per tutte ti sconfiggerò. Quindi crea una sfera enormissima, la restringe fino a una piccola sferetta e la lancia contro di Goku. Prima dell'impatto con Goku vediamo questa immagine. Dopodiché tutto si placa, tutte le aure scompaiono, il ring ritorna come era prima. Tutti sconvolti, Jiren si gira e dietro di lui c'è Goku ultra istinto con la sua sferetta in mano. E per dimostrare quanto è diventato forte, la schiaccia, semplicemente. Tutta quell'energia che aveva incanalato Jiren è stata disintegrata da Goku Ultra Istinto. Dopodiché c'è una scena veramente bella, perché è, diciamo, la fase di transizione tra il Goku normale e il Goku Ultra Istinto. Infatti, dopo aver spento questa energia, si gira e ancora la trasformazione deve avvenire, e c'è Goku con questo contorno degli occhi bianco, tutto nero, nero e bianco. E veramente sembra uno spirito e incute veramente timore. Dopodiché Goku si trasforma. È una scena bellissima e gli dèi capiscono che quello che hanno davanti non è più un semplice combattente, ma è un vero e proprio dio. E infatti si alzano tutti in piedi. Ma come vedete, proprio tutti, tutti, anche quelli che consideriamo più forti. In segno di rispetto, Beerus non vuole ammettere che è più forte di lui e dice solamente è incredibile. Inizialmente ovviamente ha quel colore, diciamo, brillantato, bianco, ghiaccio, ma dopodiché si trasforma nel colore che abbiamo visto lickato da tutte le parti, cioè quell'argento chiaro. Del prossimo episodio non vi voglio spoilerare molto, anche perché non si vede molto, vi voglio proporre solamente quest'immagine dove c'è anche Jiren a torso nudo. Quindi mi immagino un combattimento senza esclusione di colpi. Un episodio bellissimo ci aspetta la prossima settimana. Vi ricordo di passare dal nostro blog, dalla nostra pagina Facebook e guardare anche i nostri altri video. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!